Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati in un nuovo video dei prodotti terminati del periodo. Passo subito col mostrarveli. Comincio da qui. Allora, qui è una saponetta che abbiamo appunto messo in uso ultimamente, che è una della Green Pharmacy, che è una nuova linea che si trova all'acqua e sapone. Nello specifico questa è al miele e all'olio d'oliva. La saponetta è una buona saponetta, la profumazione non rientra tra le mie preferite. Poi un'altra saponetta messa in uso è questa della Nivea, al tè verde cocomero, me l'ha regalata Andrea, anche questa non rientra come profumazioni tra le mie preferite. E dopo un'altra saponetta sempre messa in uso ultimamente, questa la utilizza mia mamma, è della Perlier, perché lei utilizza solo saponette della Perlier principalmente, insomma, e questa è alla Fresia ed è una buona profumazione. Poi un po' che svuoto il sacchettino. Poi terminato invece da mia sorella questo shampoo della Edelschuder nella profumazione mentolo fresco, e si è trovata bene, come al solito lei utilizza solo questi, e da quando li ha scoperti usa sempre questi, perché appunto li lasciano bene i capelli. Un altro prodotto finito è questo sapone liquido della Venus, questo nello specifico è quello al latte di mandorla, buona profumazione e buon prodotto. Poi un altro sapone liquido, però questo l'ho utilizzato anche come bagno doccia, è questo della Fresh & Clean cremoso con estratto di sete lavanda. Buona profumazione, anche se io non sempre impazzisco per la lavanda, cioè la compro però. Sì, dipende insomma dal prodotto. Ad ogni modo questo qua mi è piaciuto, e mi è piaciuto anche come bagno doccia, quindi potrei anche ricomprarlo. Un altro prodotto finito è quest'acqua termale dell'Uriage, questa è nel formato da viaggio 50 ml, utilizzata come diciamo tonico viso e mi sono trovata bene. Terminato un bagno doccia alla mandorla della Venus, li avevo presi in offerta all'acqua e sapone. Hanno delle buone profumazioni e sono anche lasciano la pelle profumata dopo, e sono molto cremosi, sono molto buoni come questo bagno doccia, questi qua, quindi sicuramente li ricomprerò. Questo qui la mandorla mi è piaciuto così e così, diciamo che ho preferito altre profumazioni, ma comunque per variare potrei riacquistarlo. Un prodotto utilizzato ma buttato, perché nel senso mi era rimasta l'ultima parte, è il tonico all'argan delle Driadi, e ho deciso di buttarlo perché con la parte finale, perché era aperto da troppo tempo. Non so se lo ricomprerò, però in generale non compro comunque molti tonici perché non è un prodotto che utilizzo. Un prodotto quasi terminato è questa crema delle mani, per le mani della cera di cupra, che utilizza mia mamma, ve la mostro perché appunto manca poco. Quasi terminato questo profumo, che è di mia sorella, della Blue Marine il Ninfea. Non andremo a ricomprarlo perché la profumazione a mia sorella non è più di tanto piaciuta. La parte finale la sto terminando io. Sempre quasi finito questo mini dentifricio della Elmex, che mi aveva preso Andrea per quando dovevo essere ricoverata in ospedale. Mi sono trovata bene. Sempre quasi finito questo deodorante Roll-on de l'Avon, il Pure Blanc Harmony. Molto buona la profumazione. Sempre quasi finito questo latte corpo alla vaniglia bianca dell'Yves Rocher, è un'edizione limitata di questo inverno ed è molto valido, molto buono. Poi vediamo i quasi terminati, li ho finiti. Poi terminato un profumo, il Faraway Infinity, l'edizione questa qui da borsetta, e pagata 2,99 euro, ho anche la full size ed è molto buono. Terminate delle salviette intime, le Dermand con alla salvia e l'acido lattico, mi sono trovata bene. Poi queste qui, che non è la prima volta che le compro, che sono quelle della Biolis con Bardane e Fiordaliso, e queste qui sempre della Biolis con Calendula e Camomilla. Poi salviette multiuso, terminato queste della Chen all'Argan, diciamo che la profumazione più di tanto non mi è piaciuta, cioè non rientrano tra le mie preferite, potrei ricomprarle, però ne preferisco delle altre. Poi terminato questo cotone medicale, preso appunto al supermercato, mi sembra, e niente, beh, diciamo che ne ho utilizzato parecchio per via dell'intervento, perché avevo i cerotti, quindi dovevo appunto utilizzarlo.
Poi altre salviette intime sono queste che non mi sono piaciute, sono quelle della Fria, quelle riequilibranti, non mi è piaciuta né come salvietta né come profumazione. Poi altre salviette finite sono queste. Queste sono le salviette della Fria Baby con aloe vera ed estratto di miele, sono ben meno imbevute, la profumazione è molto buona e le utilizzate sia come salviette intime che come salviette multiuso. Poi terminato mia sorella questo profumo della Natursa, il gelsomino adorabile, e sta cercando di utilizzare anche quelli più vecchi, insomma, perché ne ha un sacco, tra quelli che le ho comprato per lei e quelli che io non utilizzo, le ho regalato, ne ha un sacco. Poi diciamo abbiamo terminato questo doccia crema della Venus all'orchidea, anche questo molto buono. Mia sorella ha terminato, io l'ho usato poco perché comunque forse ho sbagliato a comprare un boccione così grande, perché sono, c'è tanto prodotto ma non finisce più. Comunque questo è un latte corpo allargante della Bio PH Nature, mi sembra che l'avevo pagato al supermercato 3 euro, e sì, si distende bene, è un buon latte corpo, però la profumazione a me più di tanto non ispirava, anche se la profumazione allargante continuo a ricomprarla anche se più di tanto non mi piace. Comunque l'ha utilizzato lei e niente. Poi però non credo che andremo a ricomprarlo, perché appunto mia sorella preferisce le creme corpo e latti. Poi mi hanno terminato questo shampoo dell'ultra dolce latte di cocco e macadamia, che è il mio preferito, no, uno dei miei preferiti, perché adesso sto usando quello alla vaniglia. E poi hanno terminato questo doccia schiuma della Go Fresh della Dove con mandarino e fiori di Tiare, e questo appunto gli è piaciuto. Infine l'ultimo prodotto, che è un prodotto mangereccio, sono i biscotti buoni senza della Cereal, che sono dei biscotti croccanti senza lievito, e appunto li ho comprati, mi sono trovata bene e appunto sono buoni. Grazie a tutti ragazze e ragazze della visione, ci vediamo quindi al prossimo video.